L'episodio di Avezzano è già stato archiviato, dai. Per quanto riguarda la gestione dell'arbitro, penso che sia stata una gestione lineare. I due cartellini, se l'ha visto così, li vanno accettati, e penso che però non abbiano inciso nell'andamento della gara. Cioè, la gara era questa, non ci aspettavamo questo, e questo è stato, insomma. Per quanto riguarda quello che mi aspettavo, in settimana abbiamo preparato questo tipo di partita. Loro sono una squadra veramente forte. Non ci siamo snaturati, abbiamo accettato di lasciargli la profondità, rischiando, perché hanno una coppia d'attacco veramente forte, È sì, veloce. veloce, forte, intelligente. Cioè, Padovani c'ha una comprensione del gioco incredibile sulle seconde palle. Però noi l'abbiamo preparata bene. Bubba ha fatto il suo da schermo e gli altri tre hanno letto bene, hanno coperto bene lo spazio e non abbiamo rischiato niente. E dire che non abbiamo rischiato niente con Fano, secondo me, è una vittoria. Poi chi guarda la classifica si fa ingannare, perché Fano non merita di stare lì. E noi prendiamo questo punto come qualcosa di utile per la classifica, ma soprattutto continuiamo sulle nostre certezze, sulla nostra identità. E oggi, secondo me, al di là del gol e del guizzo finale, penso che ci sia mancato veramente poco per confermare quanto fatto in queste quattro partite. Quella situazione in cui eravamo, difendersi un attimo, sai, fare quei 45, quell'oretta in 10, in questo campo, che è la prima volta che ci veniamo, con uno Hotel di Quascoli, comunque ci gioca tutti i giorni, quindi sa i rimbalzi, sa la superficie com'era. No, ci sta, ma poi ho visto una squadra che poi con 10 contro 10 l'occasione più chiara è stata nostra. Sarà quella di Tenkorang, quindi diciamo una squadra che ha saputo soffrire e nel momento in cui poteva attaccare ha avuto la migliore occasione della partita. Un Fano, un gruppo vero, una squadra vera ho visto oggi.